Estonia, la voce dell'oltretomba, ma mi sembra giusto. Questa è la Princess Cruise. Guarda che roba! Con proprio uno schiocco di dita solo. Adesso andiamoci a far colazione. È già tardi, fra un po' c'è l'escursione. Andiamo, va. Vabbè, andiamo. La temperatura che c'è adesso? No, sta bene 13 gradi, eh. Andiamo, Marco. Andiamo. A dopo. Buongiorno, guten Morgen. Guten Morgen. Vedi, San Pietroburgo è stata bellissima. È solo che l'abbiamo vista molto, diciamo, molto velocemente. In un giorno non è che puoi fare chissà che cosa. Questo è il casino di stamattina, ci abbiamo messo 3 ore per trovare un tavolo libero e adesso facciamo colazione. Ciao mamma, Marco sta facendo il secondo giro di succo. Io ho finito, non ce la faccio più. Di là c'è un'altra nave da crociera, la Princess Cruise. E adesso stiamo scendendo a Tallinn. Adesso finiamo lì, finiamo, io ho finito. Abbiamo l'escursione. Ciao, ma guarda che casino che c'è, esagerato. Pronti per la prossima escursione? Marco sta pulendo pure gli occhiali. Fai vedere, escursione Tallinn. Escursione Tallinn. Marco, ci dobbiamo spicciare. Andiamo, perché mai è. A dopo. Oggi non c'è tanta gente. Forse alcuni sono già andati. Marco lì in fila. Francese, spagnolo, italiano. E niente, questa è la situazione. Ora eccoci, stiamo seguendo la massa, 2 navi e un fotte di gente. Vabbè. Questa cinta murale ancora esiste a quasi 2 chilometri. Poi questa bella chiesa verde si chiama la chiesa di Sant'Olaf, è luterana. L'Estonia è un paese luterano, anche in Lettonia, invece i lituani sono cattolici. Ciao. Si è centrato la terra. Allora, ci hanno sbagliato escursione, allora, siamo sul pullman sbagliato. Nera o con qualcosa così. Mi girano tremendamente, ma ormai non ci possiamo fare più niente. Stiamo facendo un'altra escursione invece di quella che abbiamo prenotato. Che devo fare? Fra poco. Una giusta noi non ci può andare. Una giusta non ci può andare. Vicino a quella guerra, qualcosa, un biglietto con cui poteva acquistare, così c'erano anche pensionati, quasi non ricevevano la pensione. Adesso la pensione è 440 euro al mese. Poi lo stipendio medio già sale, sempre dicono 1200 di più, comunque non c'è tanta gente che... C'è una parte di molto ricchi che così statisticamente questo lo stipendio medio è aumentato così. Che belle casette. Poi vedete questa zona delle case, abbiamo dentro Tallinn tanti quartieri con case private, con giardino, ma la gente lavora, anche non è che, diciamo, anche spesso gli uomini estoni rifanno la casa, fanno lavoro così, se non hai un stipendio. Poi vediamo a destra l'altra porta della città vecchia che si chiama Porta del Re. La camera dove ascoltava tutte le conversazioni. La Petrocente. Bello, centro storico. La strada di Roma che va fino al municipio. Ecco. A sinistra invece è e qua scendiamo. Il teatro dell'Opera. Sì. Ok, stiamo facendo. Sì, facciamo una passeggiata.
Questo è il palazzo che volevi vedere te. No, non è questo. Mi siamo tantissimi qui. Non è il municipio. Che bella. Porta, sono giovani e voi parlamentari guadagnano 3.500 al mese, diciamo, in Finlandia. Può un insegnante o qualcuno da entre 3.000 o 4.000, così anche loro, diciamo, questo stipendio non è molto alto, così, diciamo, anche 100 mondo. È molto, diciamo, in Italia. Adesso andiamo davanti alla chiesa. Che bella, Marco, proprio bella. Cioè, 5 centesimi una e 1 euro per 5 centesimi l'altra. E 1 euro e 10 centesimi. Prendono 400 euro al mese. Marco, ci sono anche le magliette. Sì, mi sa che faccio anche la felpa qua. Ma qui riusciamo a fare il momento shopping? Sì, dopo abbiamo tutto il centro libero, un'oretta mi sa. Ah, ok. Oh, ma sai che sta Tallinn è proprio bella, Marco? Sì, calamite, magliette Marco. Adesso vado fuori perché io ho finito. Aspettiamo gli altri. Allora, ciao Marco, questo qui è il centro di Tallinn, ma guarda che bello che è. Guarda che meraviglia sta Tallinn. Guarda che bellina. Adesso Marco è dentro nel souvenir, ho preso qualcosa anche per te, ho preso il libretto di Tallinn perché è proprio bellina. Ma sì, alla fine è bellina anche questa, dai. Stai registrando? Sì. È bellina anche questa, cioè alla fine Tallinn la stiamo vedendo.
c'è una mezzanave dentro. Ma pure non è vero. Ci riusciamo. Dove la prendi, ma? I bagni, che roba. Con i maniglioni come una volta, le porte di legno, tutto in miniatura. Bello, particolare, bello tutto a tema. Le botti sotto. Che simpatico. Bello stroncale, veramente bello. Particolare. Marco, andiamo? Ma hai visto che bello sto locale? È veramente bello. Bello, bello, bello. Sì, sì. Non c'è anche cosa si mangia. Non so bene che cos'è. Vabbè. Servono delle cose abbastanza, sembrano buone, molto. Qui sono vestiti tipiche, le cameriere. Bello sto Tallinn, veramente. Oh, non gli davo 2 lire io a Tallinn. Invece bellissimo, bella, 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 bella. Veramente. Passaggio birra. Estone. Alla salute Marco. Buona, buona, meglio quella finlandese. Finlandese è il top fino adesso. Sì, questa è da 8. Andiamo. Chiara. Descrizione della birra. Sto guardando se è estone. Marco, però ci avviamo nel frattempo, che stiamo sì, vedendo dobbiamo niente. Dobbiamo scendere, non salire. Vabbè, fammi vedere cosa c'è dietro con lo scorcio. Dietro lo scorcio, questa a destra salendo. E questa a sinistra, non c'è niente di che dietro lo scorcio. Vabbè. C'è nessuno qua. C'è pure l'altra parte. Poi anche qui è un piccolo mercatino, un po' di cose di lino, lana, anche quelli sharp, lo sharp è anche la traduzione di Lettonia o Lituania qualche volta, che in Lettonia e Lituania ancora gli stipendi sono più bassi e la vita è più difficile che in Estonia. L'Estonia sta meglio che Lettonia e Lituania, si può dire. Comunque economicamente come paese anche durante l'Unione Sovietica era un po' più avanti, quindi qui c'è un parco. Allora, ciao, ma siamo rientrati, quella è la nostra nave, però adesso andiamo a fare un giretto lì al mercatino, che c'è il mercatino. E vediamo che Marco voleva prendere una maglietta dell'Estonia. Quindi gira al mercatino, Marco sta guardando. Beh, qua ce ne sono tante di magliette, Marco. 25. Bene. Vediamo cosa. Allora, vediamo che tanto qua ci teniamo Lorena, che carine. Questa l'abbiamo vista.
No, guarda che ci sono le magliette più avanti. Stiamo ancora continuando il mercatino. Perché loro vendono tutte le decorazioni natalizie, vedi? Questo mercatino è proprio bellino. Proprio bellino. Così qua è il pezzo del... Tazza no? Di Tallinn. Anche troppe. Adesso risaliamo in nave e niente, salutiamo l'Estonia pure. Abbiamo finito anche oggi. E io comincio a essere pure stanca. Va bene, ci vediamo sulla nave. Meraviglia, noi stiamo per salire a bordo. Abbiamo finito il giretto e niente. Arrivati in camera, guarda che bello il cigno, non mi ha fatto bene, che bello. E bravo, proprio bello. Sì sì, adesso andiamo, sono 2:30 passate, adesso andiamo a pranzare. Allora, per due passi dalla Princess Cruise. È bella anche lei, dai, bella. Tanto per questo cibo. Sì, ma il mio... il resto lo mangia male. Va bene, buon appetito a noi. Sono quasi le 3. C'è dell'escursione per sistemare il danno di stamattina. Del pullman sbagliato, con l'escursione sbagliata. Vediamo se si sistema qualcosa. Sicuramente l'escursione adesso se l'ha andata a farsi benedire, perché io ne ho pagata una ma ne ho fatta un'altra e non è che me la ridà nessuno la mia escursione, cioè ormai è andata anche perché fra 2 ore la nave parte, per cui e va bene. Adesso però non so se ci restituiscono i soldi o ci danno un buono per qualcosa, non lo so. Comunque l'errore è stato loro e io non ci posso risimenare per un errore loro. Ti pare? Vabbè, speriamo. Princess che suona. Adesso ho smesso, certo. Adesso che devo riprendere io ho smesso di suonare. Bene. No, ho smesso. Mi sa che stanno partendo, Loro stanno partendo. Ciao. Ciao. Stanno salutando quelli di fronte. Ma perché non suona più? Adesso che ho appicciato io non suona più. Uffi. Vabbè. Ciao belli, buona vacanza anche a voi, quasi finita. Sono tutti fuori, guarda, sono tutti fuori dai balconi! Che bello però che suona tutte le volte che parte, Vabbè. Sono rientrata,
adesso suona, adesso ho smesso di nuovo. Aspetta. No, ma non ci posso credere, ha smesso di nuovo. No, ma stava suonando. Oh mio Dio. Ma c'è anche la batteria scarica. Cioè ha smesso di nuovo, ha smesso. Ti rendi conto? Comunque per via dell'escursione ci chiamano dopo per vedere di sistemare per l'escursione fatta una invece di un'altra. Niente, non suona più. Buonasera, siamo rientrati dalla cena, vero Marco? Sì, cena. Siamo rientrati dalla cena e niente, come al solito. C'è la luna. Vi salutiamo da qui, fa freddo, mamma mia. Siamo in partenza per il ritorno a casa, abbiamo tutto domani di navigazione e poi l'indomani mattina si arriverà in porto a Kiel. Dopo da lì ci sarà il volo da prendere, insomma. Comunque teniamo la crociera praticamente è finita. Domani c'è la giornata. Vabbè, ma domani relax, Marco. Domani c'è idromassaggio, dormite, cibo. Domani è uno spettacolo di giornata. Dai, saluta che è finita la giornata. Ciao a tutti, ci vediamo domani a colazione. No, non credo proprio, perché domani non credo che vloggerò. Vediamo. Alla prossima. Ciao. Ciao.